Allora, ragazzi, oggi è la Miugi Milan di Milan e Paris Saint-Germain, ok? Perché io mi ricordo che domani sera ci sarà la partita speciale di una serata che ha molti manori. E quindi io mi sono messo questa maglia per farmi vedere con la ignoranza, cioè sul web, ok? Perché inoltre tu hai perso per 3 volte e mo te la sei presa con noi. Perché dicendo che Max Allegri ha un culo, eh? Io mi faccio vedere un match standard, ok? Quando io mi vinto contro Fiorentina, un match standard, ti mi ha fatto vedere contro di voi, cari milanisti, che voi avete perso quella coppa. Paris Saint-Germain al Parco dei Principi pure, eh? Poi avete pareggiato con Napoli e sono già 3 partite che ha perso. Quindi Paris Saint-Germain hai perso prima, poi con la Juventus, poi contro quella squadra là che non mi ricordo, con la Juventus, quindi Paris Saint-Germain, Juventus, e poi un'altra, e sono a non mi ricordo chi ho perso pure un Milan, un Milan, vabbè, queste squadre qua, diciamo, quindi questo è tutto. Ah, avete perso pure un'altra squadra da Candamaro. Contro l'Udinese avete perso pure. Quindi, Paris Saint-Germain, Juventus, eh? Poco l'Udinese e basta. Ma perdonate avuto. Domenica sera, ok? Ti lo ripeto, caro milanista. Il karma torna, eh? Sti color qua mi fanno schifo, ok? Che sono i color di merda, so. Rosso-nere. Manda la bietta, pioni. Quella già blondetta. A Stushima qua. Pure in uomo ha fatto con Leao perché lo fanno passare per un altro tipo Eto'o, eh? A Mandzukic, ai Cardi. No, signori miei, io non ci sto con pioni perché lui è colpevole. È una squadra alle coppe, quindi non puoi togliere Leao e Giroud così contro il Napoli, ok? Perché tu mi hai messo Okafor, dando è giusto questo Okafor, oh, Okafor ha messo contro l'Udinese, ma andiamo qua da un zombie. Ma che so?
Ma chi sono questi qua? Non domenica. Uno. Due. Analizziamo il giorno dopo, ok? Di Fiorentina e Juve, ok? Perché non me l'ho portato. E quindi io sono qua per dirvi questa cosa qua. Del giorno dopo della partita di ieri sera. Quindi fatemi spiegare e poi dico tutto che cosa ne penso delle statistiche, ok? Allora, prima di incominciare, iscrivetevi al canale, cari miei, e continuate a iscrivermi che stiamo volando finalmente, perché voglio 400 iscrizioni, mo. Minimo 50, ok? Per arrivare a 400 iscritti in Mombella. Mi raccomando, e lasciate un like e qualche commento. Va bene? Per la partita contro INE. Contro. Di sabato sera. Ok, non so che partita è, quindi guardo la classifica. Allora, Inter prima in posizione a 28 punti, ok? Con 9 vittorie consecutive battendo prima quella squadra là, contro la Roma e poi quest'altra. Ok? Poi domenica abbiamo il derby dopo la sosta di Juventus Inter e poi ci risentiamo, ok? Quindi è scontro diretto a meno 2 dalla prima, che nelle differenze reti abbiamo 17 gol fatti e loro hanno la migliore difesa del campionato di Serie A, così come la nostra, ok? Quindi noi al secondo posto, con 7 gol subiti. Il Cagliari, dobbiamo giocare contro i Cagliari sabato. Quindi mi raccomando, perché se andiamo a meno 1 dall'Inter, quindi diamo fastidio ai nerazzurri, va bene? Quello che ci porta allo scontro diretto a Torino, quindi mi raccomando e speriamo che questa situazione sia così, ok? Quindi questa è la mia classifica, perché la Fiorentina aveva fatto 30 tiri e noi solo uno abbiamo fatto, quindi loro andavano a 69% nel possesso palla e noi 49%, ok? Quindi questi sono i numeri della partita, perché Szczęsny se l'ha guardata. Più Bremer, che è stato straordinario, poi Gattina stessa cosa e Rugani Santuso, come sempre, che ha fatto un'ottima partita ed è così, ok? Poi il centrocampo non è meglio parlare, perché fa schifo questo centrocampo qua.
Quindi il primo gol che ha siglato sulla maglia della Juventus lo porta il 20, ce n'ha sulla schiena, ed è Fabio Miretti. Quindi bene pure lui, e questi sono i migliori in campo. Oltre a Chiesa, a Moise Kean ad esempio, che poi Mlaovic l'ha fatto pure entrare bene. E poi Cambiaso, togliendo a Kostic perché ha fatto l'assist. Quindi hanno fatto un'ottima partita e una superba partita ha fatto Kostic. Quindi sono entrati pure Vlahovic e Milik. Ok? Perché questi sono i dubbi. Va bene? Ma Catena c'è contropiede, ma fatto. Cioè, quello stava là, ok? Perché Kostic è andato dalla destra, anzi no, dalla destra, fino a passare a Manomicio perché faceva il 2-0 così, però non l'ha concesso. Ma è stata una buona Juve ed è così, ok? Quindi vittoria importantissima e ci consentono di portare i 3 punti sabato sera. Quindi mi raccomando e speriamo che sarà una serata immenticabile, che superiamo l'Inter alla fine, ok? Facendo 26 punti complessivi, ok? Quindi c'è un altro passo avanti e dobbiamo anche prendere nel sogno allo scudetto. Quindi Allegri ha detto che in lotta allo scudetto ci sono Inter, Milan e Napoli. Ma io mi do pure la Juventus, caro Allegri. Quindi non puoi dire queste cose, ok? Perché sei tu quello che devi fare l'allenatore e capisci bene di calcio, lo so, e io ti difendo per questo. Quindi fai tu un dovere sabato sera e ti ricordo, miei cari Juventini, con la G maiuscola, che dobbiamo vincere sabato sera alle 18. Mi raccomando, ragazzi. Perché è importante quella sfida lì, ok? Quindi va bene così, è vittoria importantissima contro la Viola. Bene così, e andiamo su questa quinta. E fino alla fine, ok? Questo è e rimarrà così, e non aggiungo altro. Però se c'è la possibilità di vincere quella contro i Cagliari sabato sera, perché noi affrontiamo una squadra perché Allegri non conosce bene a Ranieri perché sono stati compagni a vita. E io li conosco per questo, ok? Al tecnico Limornese, ma anche al tecnico toscano, ok? Quindi Allegri mi ha portato i 3 punti a casa e poi c'è una sola cosa da commentare, va bene? Quindi questo è tutto e noi ci vediamo per domani sera nella post-partita di Milan e PSG. Mi raccomando, è fino alla fine. Quindi attivate tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti e attivate e non perdete i prossimi aggiornamenti che vi porto, ok? Quindi c'è questo e basta. Quindi con questo mi...
Quindi con questo video è concluso e noi ci vediamo per domani, ok? Mi raccomando, è fino alla fine. Perché hanno deciso questa cosa qua. Però io mi ricordo che non dovete insultare, perché l'odio va presa in considerazione, sì, ma io lo accetto da voi l'odio, però voi avete l'odio da una squadra che vince da 10 anni. Avete visto quello col telefono, eh? Ha preso lo stemma del Liverpool e l'ha fatto vedere. E a me questo non mi piace, perché quello che è successo a Leisen non si ripeta più una cosa del genere. Mai più, ragazzi, mai più. Che qua sul web ce ne stanno di ipocriti, e lo sono ancora. Ipocrisia al 100%, ok? Perché io al 90% mi azzecco i risultati, ok? E al 95% io posso capire l'odio, però fino ad un certo punto, ok? Poi basta, hai già superato il limite contro Vlahovic, Chiesa, Fagioli, anche lo stesso Kostic, eh? Quando lo fischiavano a San Siro l'anno scorso, pure con Douglas Costa, lo stesso, anche con Matuidi, a Samoa, eh? Ora voi non vi siete vestiti dalla maglia e facete quel che volete, ok? Ma non mi scagliate contro che voi siete ossessionati dalla Juve, voi siete ossessionati, basta, ok? Voi avete un'ossessione, ma basta, non scherzo più, ok? Io non scherzo più con voi. Ciao.